Caravaggio, le sue composizioni, come le faceva? Andiamo a vedere. C'è qui tutta questa roba che ti sto facendo vedere. C'è. Chiaramente non la puoi studiare a questo livello. Questo qui, come dire, è il vestito che ci metti sopra. Se vai a vedere Raffaello quando faceva le Madonne, le faceva sulla struttura di un triangolo isoscele in proporzione aurea. Lui metteva la Madonna qui così, un personaggio qui così che pregava, e dall'altra parte ci metteva un putto che faceva. E quindi le composizioni erano equilibrate. Leonardo come si chiama? L'Annunciazione è una composizione a stadera. Perché qui sta così, qui c'è l'angelo, qui c'è l'angelo, sta qua così, e lei invece è seduta e sta qua e sta sotto una cosa prospettica, no? Adesso sto andando a memoria. E poi dietro c'è il paesaggio, però questa qui è un tipo di composizione specifica. Ci sono un'infinità, che ne so. Se io ti faccio una faccia, scusami, adesso la sto disegnando da cani, però io ti faccio una faccia che sta guardando là, il tuo sguardo tende ad andare lì. Perché vai a guardare quello che sta guardando lui. Ma che bel disegno che sto facendo, sono bravissimo. Anche col mouse, guarda qua. Ah. Quindi se lui guarda, e non solo, ma se a quel punto lui invece di guardare normale guarda spaventato, sta creando una situazione. Tu devi andare a vedere che cos'è che ha fatto lui. Cioè, come ha fatto a creare quell'emozione lì? Come fa a beccare San Matteo con la luce in faccia e tutti gli altri stanno in ombra e Cristo che entra dalla porta e la luce passa per la mano di Cristo che lo indica e la faccia sua dice che io? Non so se. Quelle sono costruzioni psicologiche spettacolari a livello di che ne so, dei grandi registi di oggi che lavorano su quel tipo di cosa. Perché quasi tutti i grandi registi sono degli intellettuali, peraltro, che questa roba qui se la sono studiata bene. Cerca di capire come ha messo sti corpi. Cerca di capire anche che licenze si è preso. Già. Buona serata anche a te. Aspetta che passo alla mia, guarda, zoom. Ah, non è una figata, è una cosa meravigliosa. No. Solo disegno, faccia col disegno. Guarda, guarda che figata. Pensa che poi li potrei fare anche arrivare come i cartoni animati. No, arriva, bang. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.